Buon pomeriggio amici sportivi di Radio Doppio Zero, benvenuti al Paolo Borsellino di Bitonto per il terzo turno del campionato di Serie C calcetto femminile tra il Bitonto e il Canosa. Si affronta uno delle capoliste del campionato, il Bitonto appunto, insieme all'Altamura e a San Severo che hanno 6 punti dopo 2 partite, una delle ultime classifiche con 0 punti appunto il Canosa. Subito le squadre, le compagini delle squadre che si affronteranno questo pomeriggio, iniziando dal Canosa, squadra ospitata. 1 Vita Nostra, 2 Di Stasi, 3 Pistillo, 4 Nardo, 5 Carlone, 6 Balzano, 7 Sergio, 8 Olivieri, 9 Fuzio, 10 Cottino, 11 Quercia, 12 Fatti Bene. In panchina c'è il mister Michele De Pia. Risponde la squadra ospitante, il Bitonto, capolista del campionato insieme all'Altamura e al San Severo. 2 Tempesta, 13 Marzulli, 21 Azzarino, 23 Cardone, 5 Papapicco, 22 Minafra, 18 Russo, 4 Anaclerio, 10 Capitano, Flora La Rossa, 12 5 Palmi. In panchina l'inossidabile mister Lorenzo Genchi. Continuità dunque è la parola d'ordine per il Bitonto questo pomeriggio, che dopo le due vittorie, quella dilagante contro il Leverano all'esordio e quella di qualità e di quantità domenica scorsa in casa del San Michele, appunto cerca il tris per restare davanti alla classifica, quindi è per, appunto è per dare un altro segnale importante all'avversario in questo lungo campionato di Serie C pugliese. Dall'altra parte invece il Canosa cerca il riscatto dopo l'inizio di campionato abbastanza complicato, 2 infatti le sconfitte consecutive maturate in questo principio di torneo, entrambe per giunta casalinghe, la prima 6-3 contro il capo Salleuca e domenica scorsa sempre a domicilio 4-2 contro il Molfetta. Quindi non sarà semplice per il Bitonto, che dovrà certamente approcciare bene questo incontro e mettere da subito il rosso in chiaro e far capire all'avversario che anche oggi sarà complicato. Tutte pronte per il calcio d'inizio, sulla sfera ci sono Azzarino e Capitan La Rossa. Parte il match, Papapicco, subito prima palla per il Bitonto, attacca da sinistra verso destra, risponde il Canosa da destra verso sinistra, rimessa appunto per le canosine da questa parte per Carlone. Prova Carlone, avanza, palla al piede, faceva la palla alla squadra canosina e lei avere la prima palla del match. Fuzio, il Bitonto attende molto alto, lascia il possesso palla alle avversarie, ancora Olivieri all'indietro per ancora il Canosa con Olivieri, poi sbaglia, quindi c'è Russo, avanza Russo per la Flora, per anzi la Rossa, scusate, Flora la Rossa, primo brivido per il Bitonto sull'asse Russo Capitan la Rossa, intervento in qualche modo di Vita Nostra che ha salvato il punteggio subito, prima chance importante per il Bitonto. Dopo un minuto di gioco, ancora Russo, serve Azzarino, però di testa la palla fuori, il portiere del Canosa non è Vita Nostra bensì Fatti Bene, quindi Fatti Bene rimette in gioco, avanza il Canosa, palla al piede, c'è Quercia, ancora Quercia, ottimo intervento di Tempesta. Inizio di match alquanto equilibrato, anche se c'è da segnalare l'occasione di qualche secondo fa, capitata sui piedi di Capitan La Rossa. Ancora Flora per Russo, avanza Russo, la conclusione ribattuta al muro canosino, poi Guercia prova a ripartire il Canosa, non si intende l'asse Olivieri Guercia, la tenne sfuma. Inizio di match vibrante, il Canosa che ha la palla, il Bitonto che controlla e riparte in contropiede, ora c'è Papapicco, ancora quindi per Azzarino, perde palla,
recupera il Canosa. Fa già il palo la squadra di mister Michele De Pia. Con il Canosa che ha iniziato a testa alta questo match senza timori reverenziali per gli avversari, per la capolista Bitonto. 6 punti in 2 partite, 10-0 qui contro il Leverano e 3-1 domenica scorsa sul difficile campo del San Michele della New Cup 74. Carlone, ci prova Carlone, controlla Tempesta, ma ha iniziato in modo interessante il match il Canosa, che deve vincere questo match per cancellare lo 0 in classifica, per cancellare le 2 sconfitte finito campionato. Ancora il capitano La Rossa, La Rossa per Russo. La Rossa, capitan La Rossa, Azzarino, La Rossa perde palla, poi recupera bene Azzarino, poi la conclusione e passa in vantaggio il Canosa. Palla persa in contrasto da Chiara Russo e la rete del numero 11 del Canosa, Guercia. Quindi si sblocca il punteggio qui a Bitonto. Canosa 1 Bitonto 0, la rete di Guercia su palla persa di Russo in contrasto, si è involata avanti a Tempesta e nulla ha potuto l'estremo difensore del Bitonto, quindi cambia un po' sorpresa il punteggio qui al Paolo Borsellino. Il Bitonto è sotto 1-0, la rete di Guercia. Ora vedremo come il Bitonto vorrà e saprà reagire al gol subito. Un Canosa che è iniziato abbastanza bene questo match a testa alta, senza timori reverenziali per gli avversari. Finora un Canosa ben messo in campo, quello da Michele De Pia, cioè deve cancellare lo 0, lo doppio 0 delle due gare iniziali, la doppia sconfitta casalinga, prima contro il Caposalleo che poi contro il Molfetta. Però verso la conclusione è un Canosa sbarazzino quello di questi primi 5 minuti del match. Bitonto forse non si aspettava l'inizio così veemente dell'avversario. Ora c'è Azzarino, con Azzarino, conclusione, respinge bene, fatti bene, protestano per un eventuale fallo di Russo ai danni di un avversario canosino. Sarà una calcio d'angolo per il Bitonto, la sfera c'è Chiara Russo. Vedremo come sarà la reazione nero-verde per La Rossa. Ancora La Rossa, poi non si intende con Chiara Russo. Troppi errori in questa fase iniziale di palleggio per il Bitonto, che ripetiamo forse sorpreso da questo inizio arrembante del Canosa, già in vantaggio con il gol di Guercia di qualche minuto fa. Un Canosa che tiene bene il campo, sbarazzino, senza timori reverenziali la squadra di La Pia. Intanto ha provato qui di testa Carlone. È un Bitonto che soffre in questo inizio di partita l'intraprendenza avversaria, però c'è ancora tantissimo tempo per rimettere in piedi questa partita. La Rossa, Azzarino, ancora Russo, avanza Russo, braccata uno 18 nero verde, poi perde palla La Rossa, si lotta su ogni palla qui al Paolo Borsellino. Gara vibrante, veemente, ancora Papa Piccolo, la conclusione, risponde fatti bene. Subito interessante questa contesa di questo pomeriggio, che vale il terzo turno del campionato di Serie C. Tanto resta a terra una calcettista del Canosa, colpita duro qualche secondo fa. Speriamo ovviamente nulla di grave per lei, ma nessuno si aspettava un inizio così arrembante del Canosa, nemmeno il Bitonto, che è rimasto
sorpreso obiettivamente da questo principio di match dell'avversaria, che sono in vantaggio. Ora vedremo come saprà reagire la compagine di Capitan La Rossa. Ci ha tentato qualche secondo fa Rus Papapico, che ha scaldato i guantoni di Fattibene. Si riparte dal calcio d'angolo per il Bitonto. Sulla sfera c'è il capitano Flora La Rossa. Ancora La Rossa. Palombella, nessun problema per Fattibene. Riparte il Canosa, ma ferma tutto Azzarino. Un Canosa bravo fin qui, sia quando difende, sia quando si propone. Ripetiamo, senza timori reverenziali, la compagine di mister Michele De Pia. Ancora Olivieri, messa a terra da La Rossa. Calcio piazzato per il Biton, per il Canosa, da posizione potenzialmente interessante. Vedremo come vorrà sfruttare la squadra rosso-blu questo calcio piazzato. Siamo all'ottavo di questo primo tempo, il punteggio è 1-0 per il Canosa. Il gol di Guercia, la conclusione Cottimo, la conclusione ancora, doppia chance tentata da Cottino. La palla è in fallo laterale, resta in proiezione offensiva il Canosa, e Bitonto, che fin qui è il suo ben da fare per domare le avversarie. Ancora il intervento abbastanza rude, quello di Papapicco, un intervento falloso, quindi calcio piazzato per il Canosa, che sicuramente fin qui sta rendendo sta vendendo cara la pelle. Inizio importante di match delle canosine. La conclusione, risponde in qualche modo Tempesta su Olivieri, quindi Azzarino. Ottimo intervento di testa di Carlone. Siamo già dall'altra parte, angolo per il Bitonto. Match fin qui interessantissimo, si lotta da ambo le parti. Bitonto che deve dallo sfoggio tutta la sua classe per rimontare questo match. Intanto ancora il prova a ripartire in contropiedi il Canosa, poi Papapicco, messa a terra, fallo, anzi no, il fallo è per il Canosa, punito l'intervento di mano di Papapicco. In realtà il fallo era sembrato abbastanza evidente, i danni di Papapicco, ma l'arbitro ammonisce anche Papapicco per il fallo di mano volontario. Decisione onestamente che si sorprende quella dell'arbitro, perché pareva abbastanza evidente il fallo ai danni del numero 5 del Bitonto, che poi, convinta che fosse tale, ha preso la palla con le mani, ma l'arbitro l'ha punita, quindi giallo per Papapicco. Ma ripetiamo, un Canosa intraprendente fin qui al Paolo Borsellino, come pochissimi si aspettavano. Calcio piazzato, la conclusione, la palla si spegne sul fondo. Time out chiesto da mister Lorenzo Genchi, che vuole cercare di mettere un po' a posto le idee, dare un po' di ordine alla squadra. Un Bitonto che pare un po' confuso in questa fase iniziale di match e non riesce a mettere sotto l'avversario, che dal canto loro stanno dimostrando fin qui in questo primo terzo di primo tempo avversarie dure, rognose, spigolose, che stanno sicuramente vendendo cara la pelle. D'altronde il Canosa ha 0 punti in classifica e ha bisogno di punti per alzare la classifica. Invece il Bitonto cerca il tris per restare saldamente in vetta alla classifica e per dare un altro segnale importante agli avversari. Ma non sarà semplice oggi pomeriggio qui al Paolo Borsellino. Un Bitonto che deve e può certamente fare di più di quello che si è visto in questo primo terzo di primo tempo. Ora vedremo quali accorgimenti tattici avrà dato mister Genchi alle sue. Un Bitonto che deve fare di più rispetto a quello mostrato fin qui. Papapicco per Azzarino, poi perde palla e la terra Russo, scusate, ancora Russo, Azzarino per Papapicco. Papapicco, La Rossa, ancora La Rossa,
per quindi Russo, Azzarino fa girare palla il Bitonto, Mercanosa si difende bene, con ordine, senza fare barricate, e costringe spesso all'errore in fase di manovra il Bitonto, che a parte il tiro da fuori di Russo non ha tentato, non ha creato grossi grattacapi finora, ha fatti bene. Ora il Cottino, Russo, avanza Russo per la rossa, però la rossa, la conclusione, si difende bene il muro canosino, ha tentato il pertugio capitan La Rossa, quindi Minafra, Papapicco, Russo, è entrato Minafra, prese il posto di Azzarino, Russo, la conclusione, si difende ancora bene in out il Canosa, Chiara Russo, Papapicco, la conclusione, ma il Canosa si difende con ordine, lascia pochi spazi alle bocche da fuoco del Bitonto. Fin qui il Canosa ben messo in campo, quello da mister La Pia. Russo, la conclusione, si difende ancora bene il Canosa, ora è quasi un assedio del Bitonto alla porta avversaria, il punteggio è sempre fermo 1-0 per il Canosa. Qui al Paolo Borsellino, Papapicco, tanto il match si alza di tono e di ritmo, La Rossa sbaglia completamente questa conclusione. Bitonto che da qualche minuto ha alzato il ritmo del gioco, il baricentro, e sta cercando di mettere in difficoltà, intervento pulito di Papapicco sulla palla, rimessa laterale per il Cano, dicevo il Bitonto che da qualche minuto dopo il time out chiesto da Genchi ha alzato un po' il ritmo del suo gioco, ha alzato il baricentro e sta tentando di mettere un po' più in difficoltà gli avversari, che comunque finora si difendono sempre con ordine senza alzare barricate e stanno difendendo bene il prezioso e sorprendente vantaggio fin qui al Paolo Borsellino. Tanto si perde questa azione, Bitonto che ovviamente deve alzare i ritmi di gioco, accelerare i tempi, La Rossa, Russo, out, si porta la palla out, Chiara Russo, una delle tante facce di qualità del Bitonto di quest'anno, davvero imponente, importante la campagna acquisti estiva condotta dalla squadra nero-verde, con il chiaro obiettivo di salire in Serie A2. Ora il Canosa prova questa azione, palla semplice per Tempesta, La Rossa, Russo, con La Rossa, Minafra, Russo, si difende in qualche modo il Canosa, ma bella questa azione del Bitonto, Papapicco, e la gara inizia a salire di tono, il Bitonto ora cerca di alzare i ritmi e spesso costringe il Canosa alla difensiva, quindi c'è con il Canosa all'indietro per Fuzio, Cottino contro Minafra, perde palla, si lotta a centrocampo, bellissimo il match finora, tutto aperto, le due squadre si affrontano a viso aperto senza risparmiarsi, Minafra tiro ribattuto, tenta spesso il tiro da fuori il Bitonto, non riuscendo a trovare spazi centrali, Papapicco, intervento duro da parte di Olivieri su Papapicco, forse ci stava il giallo in questa circostanza, ma dimostra quanto sia vibrante e veemente, amici sportivi di Radio Doppio Zero, appassionati di calcetto a 5 femminile, questa partita finora tra Bitonto e Canosa, le squadre che si affrontano senza soluzioni di continuità, senza risparmiarsi, si lotta a centrocampo, rimessa per il Canosa, un Canosa che sta sorprendendo per come sta affrontando benissimo a testa alta questo match, senza timori, in casa della capolista,
un Bitonto che è costretto a fare, a dare il meglio di sé per portare a casa questi tre punti. Gli testa bene, poi allontana in qualche modo il Canosa, quindi tempesta, Minafra. La rimessa per il Canosa, un po' di confusione in questa fase di match. Rimessa per le giallorosse di mister Michele De Pia. Palla però si perde, riparte la rossa, avanza la rossa, la rossa, la rossa, e si salva il Canosa in qualche modo. Era interessante questa azione solitaria di Capitan Flora La Rossa. Rimessa Angelo per il Bitonto, Minafra, Russo direttamente per Tempesta. La Tempesta, la conclusione di Tempesta. Fa il solletico, fatti bene. Time out chiesto questa volta mister Michele De Pia. Mai un match che ci sta sicuramente divertendo, certamente appassionando. Il punteggio dice Bitonto 0, Canosa 1, ma da qualche minuto ci sono accesi ritmi, sconti di gioco abbastanza importanti, abbastanza duri in tutte le zone del campo. Un Canosa che affronta il Bitonto a testa alta, un Bitonto che invece fa fatica a trovare sbocchi centrali ed è spesso costretto ai tiri da fuori. Quindi fin qui certamente un match equilibratissimo, forse molto di più di quello che ci si aspettasse. Merito senz'altro del Canosa, che sta affrontando, lo ripetiamo per l'ennesima volta, il Bitonto senza timori reverenziali, e questo sta dando vita a uno spettacolo sicuramente importante qui al Paolo Borsellino. In questo match valevole, il terzo turno del campionato di calcio a 5 femminile della Serie C regionale. Tutto è pronto per ripartire. Siamo al 19° di questo primo tempo. Canosa 1, Bitonto 0. Ancora il Canosa con Buercia. Poi perde palla, riparte Russo. Ancora Russo. Russo tenta l'imbeccata per Minafra. Poi la palla si perde, rimessa nero-verde, lo stantuffo Barbara Minafra, papà Picco, Capitan La Rossa, Russo, ancora Russo, papà Picco, perde palla papà Picco, Guercia, e Tempesta dice di no a questa azione importante del Canosa. Ancora una palla persa dal Bitonto in fase di disimpegno. Si era involata bene Guercia, ma ha trovato le manone di Tempesta. A dire di no al raddoppio canosino. Guercia, la conclusione. Tempesta dice ancora di no. Gli animi sono sempre più accesi. Alcune scelte arbitrali discutibili. Intanto protesta Chiara Russo contro il direttore di gara. Alcune scelte arbitrali che discute la numero 8 del Bitonto, intanto La Rossa, poi si salva in out il Canosa, La Rossa, Minafra, papà Picco, La Rossa, ancora per papà Picco, la palla si spegne in out. Ed è difficile questo match per il Bitonto finora. Un avversario, il Canosa, fin qui irriducibile. Tanto Minafra perde palla nel rimpallo. Poi perde anche palla il Canosa, quindi La Rossa, La Rossa, Minafra! E il Bitonto pareggia così con Barbara Minafra, servita dal capitano Flora La Rossa. Quindi cambia il parziale al Paolo Borsellino. Bitonto 1, Canosa 1. La rete di Minafra ben imbeccata da Capitan La Rossa. Quindi 1-1, il Bitonto riporta in parità il match. È un gol molto bello quello di Minafra sull'asse. Intanto Russo scalda i guantoni di fatti bene. Ci ha provato Chiara Russo, e anche a lei che si affida il Bitonto per superare questo ostacolo insidiosissimo targato Canosa. Il Bitonto che ha riportato il match in parità con il Furetto. Intanto
la rossa, e Bitonto in vantaggio proprio con il suo capitano Flora. La rossa che da fuori lascia partire un tiro sul quale è stata poco impeccabile, anche perché coperta evidentemente, fatti bene, ma in un minuto si è capovolto il punteggio. Bitonto 2, Canosa 1, Minafra prima e Capitan La Rossa poi hanno portato il Bitonto in avanti. Ora vedremo come cambierà anche l'inerzia tattica di questo match. Adesso il Canosa che deve rimontare, e vedremo come il Bitonto saprà gestire questo vantaggio. Arrivato in un minuto, prima il pareggio di Minafra, poi il sigillo da fuori area di Capitan La Rossa, che sale la quota 4 in campionato. Il capitano Flora La Rossa con la conclusione, tenta il tiro dalla distanza il Canosa, fa buona guardia Maria Giovanna Tempesta. Papà Picco, match fin qui bellissimo, quello Apollo Borsellino, amici sportivi di Radio Doppio Zero. Ora Russo, Azzarino, in qualche modo si salva il Canosa. Guercia, l'autore del vantaggio canosino, poi tenta quella conclusione troppo velleitaria, la scelta di Guercia. Riparte il Bitonto con Azzarino, quindi Papà Picco, Azzarino, fa girare palla il Bitonto, La Rossa. Azzarino, Russo, Papà Picco, non si intende, Azzarino, ma manovra avvolgente del Bitonto, che è chiaramente forte del vantaggio. Ora tenta di far girare palla, di sfruttare l'enorme qualità presente qui sul parquet del Paolo Borsellino. Bitonto che adesso salirebbe a quota 9 in classifica, 3 su 3, ma il match è lunghissimo qui nella città dell'Ulivo e del Sollievo. Paolo Borsellino 5 al termine di questo interessantissimo primo tempo, che vede il Bitonto avanti 2-1. Marcatura iniziale del Canosa con Guercia, poi il pareggio di Minafa prima e poi il raddoppio da fuori area di Capitan La Rossa. Intanto Russo per La Rossa, la conclusione di La Rossa, questa volta alta. Ancora bella l'azione del Bitonto sull'asse Russo La Rossa, e bisogna onestamente dire che quando il Bitonto mostra la sua qualità è un piacere guardarlo. C'è tanta esperienza nel Bitonto di quest'anno, veramente notevole e importante la campagna acquista, prima pagina della squadra nero-verde. Soltanto Minafra è l'unico, come dire, superstite dell'anno scorso. Squadra completamente cambiata, stravolta, quella bitontina. Torna il Canosa, quindi possesso palla, Bitonto che prova ad alzare il baricentro per costringere l'avversario all'errore. Azzarino, Papà Picco, prova Papà Picco, l'unico giallo di questo match, La Rossa, Capitan La Rossa. Azzarino, bene, ma non si intende con Papà Picco, rimessa per il Bitonto che resta in zona offensiva. La Rossa, Papà Picco, poi c'è Russo, ancora Russo, si incunia, non si intende con La Rossa, ma bella l'azione di Chiara Russo, che in tema di qualità è una che non ha sicuramente
da invidiare nulla alle sue compagne di squadra, c'è la Russo, e fin qui lo sta sicuramente dimostrando. Ancora Russo, resta alto il Bitonto, ancora il Canosa, però questa zona offensiva, proprio una guardia a tempesta, rilancia lungo per prova per Russo in mezzo a due avversari, la palla si spegne in out, rimessa per il Canosa, che si sta certamente ben comportando in questo primo tempo qui al Paolo Borsellino. Intanto la rossa si salva, fatti bene, ma errore importante in fase di disimpegno della squadra rosso-blu, e ne sta per approfittare la rossa, sulla quale è stata brava e reattiva l'estremo difensore. Fatti bene Russo, con la Russo papà picco, la rossa sbaglia il controllo, ma guadagna una rimessa, un calcio d'angolo avvolgente, la manovra del Bitonto in questa fase finale di primo tempo. La rossa, Russo, con la Russo non controlla la palla, Russo poi tempesta, batte e ribatti, la palla si spegne in out, ha rischiato e non poco qui Russo con questo controllo difettoso. Tempesta, Azzarino, Papapicco, Russo, però Azzarino non si intende nell'1-2 con Russo, la palla si spegne sul fondo, rimessa per il Canosa, manca poco al cambio di campo, al fine primo tempo di un bellissimo e vibrante, interessantissimo primo tempo con due squadre che sono affrontate a viso aperto, un Canosa che ha iniziato benissimo il match, poi la qualità del Bitonto pian piano uscita, non solo per il pareggio prima e il raddoppio poi, ma anche per una serie di iniziative importanti sulle quali però il Canosa si è difeso bene senza, occorre dirlo, alzare barricate. Se la sta giocando e a testa alta la compagine barlettana. Calcio piazzato per il Bitonto, siamo a centrocampo, sulla sfera sono pronte Chiara Russo e Flora la rossa. Dicevo, Canosa che se la sta giocando a testa altissima finora, nessun timore reverenziale per le fortissime avversarie, per la capolista nero-verde, è entrata sbarazzina in campo a testa bassa, Russo la conclusione, ribatte la barriera, quindi Papapicco, ancora Russo traversa, 3 di recupero, bolide da fuori di Russo, traversa piena, sfortunato in questo caso numero 18 del Bitonto. Riparte il Canosa, Carlone poi non si intende con Olivieri, la rossa, Papapicco, però Papapicco alza un po' il Minafra, poi perde palla, chiede pressing veramente alle sue mister Di Pia, Russo, con la Russo, avanza Russo, Russo, conclusione, ribattuta, poi Minafra, la rossa, contro 3, la rossa, e in qualche modo non si sa come si salva il Canosa, ha tentato il gioco di prestigio, capitano la rossa, e fatti bene, si è salvata in qualche modo, ancora la rossa dunque, poi quindi palo da questo calcio d'angolo, chiude in avanti il Bitonto, che sicuramente dopo i primi 10 minuti ha preso in mano la partita e ha creato gol a parte, altre situazioni importanti, due pali, una traversa e due legni, una traversa e un palo, ma il Canosa ha sempre cercato di rispondere colpo su colpo, di creare argomenti giusti anche in fase offensiva senza
ripetiamo, mai alzare barricate, mai mettersi completamente in difesa senza alzare mai la linea Maginot. La rossa ancora Chiara Russo, Papapicco, Minafra, palla rimpallata le braccia fatti bene Carlone, ancora il Canosa, perde palla la rossa, avanza la rossa e fa fuori due per mezzo la rossa, ed applausi questa azione di capitan La Rossa, che se ne è portata a spasso due, ha messo la palla sul secondo palo dove pronta, puntuale, attenta si è fatta trovare Chiara Russo per il tris del Bitonto. Quindi e su questa azione finisce il primo tempo, un primo tempo vibrantissimo, amici sportivi, vi lasciamo per 10 minuti sul punteggio di Bitonto 3 Canosa 1, a risentirci tra qualche istante per il secondo tempo.
Eccoci in diretta qui, amici sportivi di Radio Doppio Zero, qui dal centro polisportivo Paolo Borsellino di Bitonto, per il secondo tempo della polisportiva Bitonto femminile e il Canosa. Il primo, un bel primo tempo, si è chiuso sul punteggio di 3-1 per le neroverdi, che dopo lo svantaggio iniziale firmato Guercia, sospinte da un immenso capitan La Rossa, hanno prima pareggiato il match con Minafra, poi ribaltato con La Rossa, proprio con La Rossa, e poi a fine prima frazione con il guizzo di Russo, imbeccata sempre dal capitano La Rossa. Primo tempo difficile quello del Bitonto, inizio un po' sottotono, sorpreso un po' dalla intraprendenza avversaria, poi dopo il decimo il Bitonto è sospinto appunto da un'eccezionale prima frazione di capitan La Rossa, ha messo in chiaro le cose e ha fatto vedere l'enorme qualità che contraddistingue la squadra di mister Lorenzo Genchi, ora sempre, e quindi ha pareggiato prima e poi ora conduce il match 3-1. Ora Russo, La Rossa, e quando si parlava di qualità, amici sportivi, l'avete vista tutta in questa azione bellissima, quattro passaggi, Minafra, Papapicco, Russo, La Rossa, che davanti al portiere non ha fatto altro che deporre la palla, che depositare la palla in rete, quindi si apre con il 4 il poker del Bitonto dopo un minuto di gioco, quindi 4-1 ora il punteggio per il Bitonto, che sta rendendo sempre più complicata la rimonta per le avversarie. Ancora La Rossa, certamente la migliore delle sue in questi primi 31 minuti, in questi 34 compresi il recupero, minuti di gioco. Capitan La Rossa che sta prendendo le sue in spalla e le sta portando a questo successo, sarebbe il terzo consecutivo in campionato, quindi inizio col botto di stagione per il Bitonto, ma chiaramente questo match è lungo e il Canosa, soprattutto se dimostra di essere quello di inizio primo tempo, può dare ancora grattacapi alla compagine di mister Genchi, con la conclusione proprio di Guercia, l'autrice del vantaggio del Canosa. Appare anche in un certo qual senso evidente la differenza di qualità in campo tra il Bitonto e il Canosa, e l'azione del 4-1 è stata la conseguenza evidente di tutto ciò. Intanto Minafra tenta l'apertura per Russo, perde palla, il Bitonto è già piazzato in difesa, prova Guercia, ancora Guercia guarda senza problemi Tempesta. Dicevo, il 4-1, quell'azione, quattro passaggi, bellissima, è l'esempio lampante dell'enorme qualità del Bitonto di quest'anno e della differenza in campo proprio di qualità, scusate la ripetizione, tra il Bitonto e il Canosa. Intanto la sfera c'è Cardone. Un Bitonto che in fase offensiva è devastante, sono già 17 le reti finora messe a segno in campionato. Però la rossa perde palla, 5, porta la firma del suo capitano dal passato gloriosissimo in Serie A per Flora La Rossa, che ha preso in spalla le compagne, sta portando a questo importante successo. Due reti, due assist più un palo per il numero 10 del Bitonto. Oh, Carlone, poi Russo, prova Russo, avanza Russo, ancora Russo si disimpegna male perché regala la palla all'avversario in angolo per il Canosa. A fine partita le interviste in diretta, quindi non lasciateci, amici sportivi di Radio Doppio Zero. Ci ha provato Olivieri, palla completamente sbagliata, Tempesta con calma serve Cardone,
Ora Cardone poi perde palla in qualche modo. Quindi la rossa, ancora la rossa, giocata di classe per Flora, la rossa, ancora la rossa, la rossa, angola troppo la conclusione. Ma in formissima il capitano del Bitonto, certamente finora MVP, migliore in campo, senza ombra di dubbio, due assist, due gol, tanta qualità e tanta qualità. Intanto Cardone, Cardone, Minafra, poi non si chiude il triangolo per un intervento falloso ai danni del numero 23 del Bitonto, ma intanto giallo per Olivieri, intervento da tergo su Cardone, pronta a completare il triangolo. Quindi calcio piazzato per il Bitonto, ma intervento abbastanza, ma palla persa abbastanza sanguinosa, quella del Canosa in mezzo al campo. Si erano lanciate come due avvoltoi Minafra e Cardone. Ora sulla sfera c'è Chiara Russo, traversa per lei in questo primo tempo, oltre al gol il 3-1. Parte Russo, la conclusione di Russo, respinge Fatti bene, ci ha provato Chiara Russo, che ha nel piede un'arma certamente micidiale, oltre ad avere tanta qualità e un buon dribbling, numero 18 del Bitonto. La palla che passa in qualche modo, rimessa per il Bitonto, Minafra, ancora Cardone, la rossa, Russo. Ora non si intendono le due, chiaramente il Bitonto non ha fretta e si è completamente stravolta l'inerzia di questo match. Ora il Bitonto controlla agevolmente e fa valere l'enorme qualità delle sue calcettiste. 4-1 anche il punteggio, abbastanza importante. Intanto prova Olivieri, ribattuta proprio da Cardone. Dicevo, il Bitonto che adesso non ha fretta, non alzare i ritmi, ma sicuramente quando recupera palla è devastante in fase offensiva. Intanto ci ha provato Minafra, l'autrice del pareggio del Bitonto su assist di La Rossa. Ancora il Canosa, Bitonto ben messo in campo, chiede più movimento con la palla mister Di Pia. Un Canosa che sembra anche un po' affranto dopo il 4-1 iniziale. Intanto resta a terra La Rossa, chiede alle sue concentrazione e anche un po' più di dinamismo il mister Canosino. D'altronde il match non è ancora finito, il Bitonto è forte del punteggio 4-1. Carlone controlla la sfera, poi la rilancia per Cottino, fa buona guardia però sempre La Rossa, attentissima il capitano del Bitonto. Quindi il Carlone da questa parte bene, però Carlone, poi per poco non interviene Cardone. Un Bitonto sempre alto baricentro, quindi rende difficile la vita al Canosa. Intanto Cardone, Cardone, bello lo stop, ma la palla si spegne sul fondo. Un Bitonto che si mantiene concentrato, alto, e impedisce quindi al Canosa di uscire. Palla al piede con tranquillità, avanza ancora poi Azzarino, non si intende con Flora. Fase di match adesso un po' confusa, un po' di disordine da ambo le parti. Il gol di La Rossa a principio di questo secondo tempo ha certamente congelato un po' le speranze di rimonta del Canosa. Il Bitonto adesso controlla con, diciamo, non con calma ma con un po' più di tranquillità, dopo l'inizio di match complicato. È uscita alla distanza la squadra di mister Genchi, trascinata dalle sue, dall'enorme qualità presente sul parquet amico e dalla grande giornata finora di Capitan La Rossa. Tanto è entrato in campo al numero 13 del Bitonto Marzulli. Ora Marzulli, non assistita bene da Azzarino,
tiene spiegazioni il Canus, intanto è angolo per il Bitonto sulla sfera proprio Marzulli, lascia l'incombenza a Chiara Russo. Azzarino, Azzarino, forse fallo di mano, si prosegue, Russo, Marzulli, perde palla, ma c'è la rossa, Azzarino, Russo, fa un po' di confusione adesso, la rossa, avanza la rossa, bene per Azzarino, Azzarino, prova la conclusione, ribattuta da Carlone, due su di lei, poi allontana in qualche modo, fatti bene. Un Canosa che ha sentito e non poco il colpo del 4-1 proprio a principio di secondo tempo, e sicuramente adesso anche moralmente si è fatto tutto più complicato per la compagine barlettana. Intanto Russo ci ha provato da fuori, palla ribattuta, ma il Bitonto resta costantemente in fase offensiva. Dicevo, il Canosa ha sentito troppo il gol del 4-1 che sicuramente ha reso molto più complicata la rimonta qui al Paolo Borsellino contro un Bitonto. Intanto cade a terra Cottino, forse colpita da Flora La Rossa, episodio dubbio, forse da rivedere questo contatto tra Flora La Rossa e tra i due numeri 10, La Rossa da un lato e Cottino dall'altra. Purtroppo non si è visto bene questo intervento, quindi non sappiamo dire cosa effettivamente ci sia stato. Fatto sta che il numero 10 del Canosa è andato a terra, non sappiamo se e come ci sia stato un colpo, quanto sia stato volontario quello di La Rossa. Tanto sportivamente Russo cede la palla all'avversario. Tanto il match riparte, non si intende questa azione del Canosa che, dicevo, ora è lontano parente di quello ammirato nel primo tempo. Sicuramente, lo ripetiamo, il 3-1 subito proprio a fine primo tempo e il 4-1 subito a inizio secondo hanno tagliato un po' forse le gambe e le speranze di rimonta alle calcettiste barlettane, che hanno dimostrato comunque, hanno disputato un buon primo tempo con agonismo, con vivacità, ma che poi hanno sofferto l'enorme qualità del Bitonto. Intanto Tempesta fa buona palla su questa palla, riparte il Bitonto con Flora, tantissimi palloni toccati finora da La Rossa. Tanto Marzulli prova a impugnarsi, perde palla, prova la conclusione, ribattuta, il tiro di Cottino da Russo, con il Canosa, con Olivieri, ancora Olivieri, palla Palombella in zona completamente priva di compagne, la buona guardia a Tempesta, La Rossa, ennesimo pallone toccato dal capitano, poi Azzarino che è riuscita a districarsi bene sulla corsia laterale, poi ha calciato fuori. Buona anche la prova di Azzarino, numero 21 del Bitonto, un'altra risorsa importante per Lorenzo Genti, un Bitonto che si avvia a grandi passi al terzo successo consecutivo in questo principio di campionato, 3 su 3 quasi per il Bitonto, che domenica prossima al D dei Santi Medici affronterà qui al Paolo Borsellino il Fasano, un match che è stato invertito proprio in virtù della festa bitontina, col campo invertito perché era prevista a Fasano, poi però il Bitonto ha chiesto e ottenuto l'inversione di campo. Intanto c'è stata la bella parata di Tempesta sulla conclusione da fuori tentata dal Canosa. Il domenica prossima, amici sportivi, non prendete impegni, alle 16 qui al Paolo Borsellino Bitonto Fasano. Intanto ci ha provato ancora Cottino, palla si è spenta, si spegne fuori, quindi non Fasano Bitonto come era inizialmente prevista, ma il Bitonto ha ottenuto il cambio di campo e quindi
sarà sempre qui al Paolo Borsellino domenica prossima 20 ottobre. Bitonto Fasano, intanto intervento falloso di Azzarino ai danni di Cottino. Match che adesso è poco spettacolare, certamente combattuto, vivo, vibrante, ma poco spettacolare. Appunto, Tempesta para bene questo tentativo da fuori di numero 9 Fuzio. La rossa, Papapicco, Azzarino con Azzarino, poi palla che si impenna, anzi scusate, il numero 23 Cardone. Fuzio contratta bene da Cardone. Bitonto che si difende bene, alto, con ordine, concentrata la compagine nero-verde. Intanto però ha provato di testa il numero 8 Olivieri, nessun problema per Tempesta, che è pronta a rimettere la sfera in gioco. Tempesta per Azzarino, quindi Papapicco, Azzarino, non si intendono le due, tentano sempre questa giocata le calcettiste nero-verdi. Papapicco, Cardone, Azzarino chiede pressing alto veramente per togliere palla alle avversarie il mister Canosino. Rimessa appunto offensiva per il Canosa. Ha provato Fuzio, Azzarino, la rossa, con la rossa, bene per Papapicco, la rossa, ancora la rossa, si disimpegna bene il Bitonto, la rossa, ancora la rossa, bene per la palla si spegne. Ottima l'uscita palla al piede del Bitonto in questa fase di disimpegno tra Papapicco e la rossa. Intanto Azzarino, con Azzarino guadagna un calcio d'angolo. Ricordo amici, a fine match tutto in diretta, le interviste alle nostre giocatrici, quindi non andate via dopo il match, sentire a caldo i commenti del mister e del, speriamo, del capitano del Bitonto. Dicevo, fase un po' spenta della partita. A livello di spettacolo, il Bitonto controlla agevolmente il match, 4-1. Il Canosa che tenta di fare quel che può, ma il Bitonto si difende bene, con ordine, non rischia quasi nulla. La rossa perde palla in qualche modo, gamba tesa, gioco pericoloso di Capitan La Rossa. Il calcio piazzato per il Bitonto, ma match che si mantiene sempre agonisticamente valido e elevato. Intanto palla persa dal Canosa, Russo dopo aver superato Fuzio si ferma al portiere. Che giocata quella di Chiara Russo, d'applausi il tentativo di Chiara Russo del 18 del Bitonto. Ancora Russo per la rossa, ancora la rossa, la conclusione. E dicevo, il Bitonto quando mette in campo la sua qualità si fa anche ammirare, ed è una bella grazia per gli occhi. Intanto ci ha provato sempre da fuori la Chiara Russo, la palla si è spenta non di molto, out con buona guardia di Fatti Bene. Ora il leitmotiv del match è abbastanza chiaro, un Bitonto che non ha fretta, difende bene, riparte in contropiede. Intanto prova la nota con Cottino, Fuzio, ma fa buona guardia l'onnipresente La Rossa. Quattro polmoni finora per il capitan Frola La Rossa. Ancora, poi si perde questa azione.
una fase un po' di confusione adesso in mezzo al campo, troppi errori da ambo le parti, c'è poco ordine. Il punteggio però, quello che conta, è sempre Bitonto 4, Canosa 1. Tanto si perde anche questa azione. Time out chiesto dal mister del Bitonto, Lorenzo Genchi. Dicevo, fase ora un po' confusionaria, poco spettacolare. La gara si mantiene sempre viva, vibrante, accesa, combattuta, ma a parte qualche fiammata del Bitonto, il match sembra essere in cassaforte per le neroverdi di mister Genchi, che con questo successo volerebbero a quota 9 in classifica. Invece il Canosa resterebbe fermo al Paolo a quota 0, quindi 3 sconfitte in 3 partite, inizio di campionato difficile per le canosine, ma il match è ancora tutto da scrivere, quello qui al Paolo Borsellino. Si torna in diretta qui al Paolo Borsellino, amici sportivi di Radio Doppio Zero. Sulla sfera è pronto a rimettere in gioco Tempesta. La rossa prova per Russo, che di tacco ha tentato di saltare l'avversario. Rimessa per il Canosa. Gara adesso molto combattuta a centrocampo, i ritmi sono un po' più bassi, sono stanche entrambe le compagini dopo un primo tempo sicuramente a tutta birra e dal Canosa e dal Bitonto. Ancora il Canosa, prova di testa, allontana in qualche modo il poi Fuzio, rimessa per il Canosa, che non disdegna quando può azioni offensive. Ancora Fuzio, rimessa per il Canosa. Olivieri perde palla, sempre Olivieri. Bitonto che si difende alto. Fuzio aveva trovato il pertugio centrale giusto, il Canosa, poi si salva Papà Picco, ma anche notevole l'intervento di Fatti Bene, di Tempesta, scusate, aveva trovato il pertugio centrale giusto per Fuzio, il Canosa, a botta sicura, ma decisivo l'intervento di Tempesta. Poi perde palla su questa rimessa, quindi Minafra, prova Minafra, lotta Minafra, calcio piazzato per il Canosa, intervento troppo irruento quello di Minafra, al secondo gol in campionato dopo quello siglato contro il Verano. Intanto Russo non si capisce perché non abbia tirato in porta dopo che si era, aveva messo a terra 3 avversarie. Tanto Minafra, palla rimpallata con la Russo, chiede un po' troppo forse, non si capisce perché Russo non abbia tirato in porta, aveva messo a sedere 3 avversari con una finta, ha lasciato troppo spazio alla leziosità Russo invece di della concretezza. Intanto Papà Picco difende bene la palla, sempre testa alta Papà Picco, ancora Papà Picco, Papà Picco, l'eleganza numero 5 del Bitonto, Papà Picco, Russo, ancora Russo, sempre Russo, all'indietro per la rossa. Palla si spegne. Quando alza i ritmi il Bitonto mette in apprensione la difesa avversaria, intanto Russo perde palla, non si intende, una via di mezzo la palla tra Minafra e Papà Picco, poi la palla si perde sul fondo. Dicevo il Bitonto quando dà spazio alla qualità, è bello da vedere,
forse a volte un po' troppo lezioso, si specchia un po' troppo. Quindi riparte il tranno con Olivieri. Da questa parte bene per Fuzio, ma il Bitonto resta alto, difficile trovare spazi nella retroguardia nero-verde. Ancora Fuzio per la rimessa laterale, poi Papapicco senza fronzoli, senza complimenti, bada all'essenziale numero 5 del Bitonto. Anche oggi prova maiuscola per il numero 5 del Bitonto, fondamentale. Tanto Minafra ci ha provato. Minafra ha avuto la palla giusta, Minafra, per il 5-1, ma sottolineavamo la prova maiuscola, l'ennesima, di Papapicco, che come centrale difensivo è veramente tanta qualità. Tanto fatti bene, rimette in gioco, tanto scorre il cronometro, il punteggio è sempre quello, Bitonto 4, Canosa 1, punteggio che chiaramente va benissimo al Bitonto, che centrerebbe il terzo successo consecutivo in questo principio di campionato, dopo il 10-0 alle Verano, il 3-1 contro il New Cap. Russo fa tutto da sola, poi trova la risposta di fatti bene, tutto molto bello, l'azione personale di Russo, l'intervento salvifico di fatti bene, quindi prova intervento, ma spinta su Azzarino, quindi calcio piazzato per il Bitonto sulla sfera pronta a Capitan La Rossa, già doppietta per le due assist, quindi entrata in tutte e quattro le reti Capitan Flora La Rossa, certamente il grande. Tanto La Rossa, e sono 5 per il Bitonto, palla sotto la traversa, quindi pokerissimo per il Bitonto, la firma guarda caso ancora di Capitan Flora La Rossa, che sale a quota 6 in campionato dopo 3 partite, è certamente grande attrice protagonista questo pomeriggio Capitan La Rossa, che dopo avremo ai nostri microfoni insieme a mister Lorenzo Genti. 3 assist, 3 gol, 2 assist, un palo per il numero 10 del Bitonto, sicuramente l'acquisto, un acquisto fondamentale per la squadra. Tanto vola Chiara Russo, ma dice di no al portiere. Dicevo, uno dei tanti acquisti fondamentali del Bitonto di quest'anno, è una freccia fondamentale per Genk. Intanto ci ha provato qualche secondo fa Chiara Russo, ancora l'ennesima sgroppata personale, e ha trovato sempre pronto il portiere. Intanto Guercia, come il primo tempo, palla rubata questa volta a Russo, non a Papapicco, ma questa volta è stato diverso l'esito, angolato troppo la sfera in questa circostanza, graziando Tempesta e il Bitonto, ma Bitonto deve fare attenzione anche in futuro su queste troppe palle perse. Intanto dall'altra parte ennesimo intervento salvifico di fatti bene, questa volta su Cardone, ben lanciata da Russo. Il Bitonto deve fare attenzione anche nel proseguo del campionato su queste palle perse. Intanto il solo 6, la rete da fuori di Azzarino, la botta da fuori di Azzarino, e il punteggio sta diventando forse un po' troppo severo adesso per il Canosa, 6-1. Gara di tennis qui al Paolo Borsellino, e dopo le 10 reti
infilate 2 settimane fa al Leverano. Finora sono 6 anche al Canosa. Un Bitonto che in casa corre come un treno. Un treno forsennato. 2 di recupero. Quindi a meno di Arachiri. Tris per il Bitonto, che dopo l'inizio un po' in sordina e lo svantaggio, poi ha preso in mano la partita, è guidata da una sontuosa la rossa, ha portato a casa senza problemi il match. 6 reti per la squadra nero-verde, altrettante occasioni fallite, 2 lenni, quindi anche quest'oggi tante notizie positive per Mister Genti, che dovrà lavorare comunque ancora parecchio perché il campionato è lungo e non si possono concedere certo occasioni agli avversari, soprattutto quelle palle perse a centro della difesa. Intanto giallo per Minafra, è il terzo giallo del match dopo Papapicco e Oliveri. Una gara sostanzialmente corretta, certamente combattuta, certamente viva, ma assolutamente non scorretta. Quindi dicevo, un punteggio un po' troppo severo per il Canosa, ma che alla distanza ha dovuto alzare bandiera bianca contro la supremazia e di qualità e territoriale e di gioco del Bitonto, che dopo i primi 10 minuti un po' di assestamento ha iniziato a carburare e c'è stato poco da fare per gli avversari. Quindi Bitonto che sale a quota 9, resta a punteggio pieno in questo campionato di Serie C. Qui non si intendono Minafra e Cardone. Invece il Canosa resta a quota 0. 3, intanto scontro duro a centrocampo tra Cardone e Olivieri. Quindi il Canosa che resta a 0 punti in classifica. Inizio di campionato difficile per le ragazze di mister Michele De Pia, che quest'oggi comunque hanno dimostrato di essere vive, di essere combattive e che certamente faranno un buon campionato. Invece il Bitonto resta saldamente a punteggio pieno e domenica prossima affronterà qui al Paolo Borsellino il D dei Santi Medici, il Fasano. Un'altra sfida tutta da vivere qui al Paolo Borsellino, sempre con Radio Doppio Zero. Non c'è fallo intanto, palla messa fuori da... E su questa azione non c'è più tempo. Game over qui al Paolo Borsellino. Diamo linea alla rete. Rientriamo tra qualche secondo per le interviste ai giocatori in campo. Thank you.
un po' in sordina, poi 6 gol. Sì, diciamo che abbiamo iniziato un po' la partita sottotono, anche perché ci siamo, cioè siamo, e oggi eravamo contate, io personalmente avevo anche la febbre. E quindi, non si è notato, diciamo. A me, meno così. E quindi diciamo mentalmente non siamo entrati come al solito, poi però ovviamente il gruppo ha fatto sì che abbiamo portato via. Tonto ci mostra sempre tanta qualità e voglia di fare bene comunque. Sì, il nostro obiettivo quest'anno è innanzitutto di fare un buon calcio e per il mio motto che devo vincere, quindi cerchiamo di portare sempre 3 punti a casa. Domenica c'è il Fasano. Sì, domenica è una partita difficile, vabbè, come sempre alla fine il campionato comunque è di un buon livello, quindi ogni partita ovviamente ci vuole mettere sempre anima e cuore come facciamo. Un voto alla tua prova di oggi? No, Dio, non. Dammelo tu, dai. Beh, 7 è pieno. Beh, grazie. Grazie. Ciao. Sabrina, alla prossima. Mister Genchi, anche oggi contento, ma all'inizio un po' titubante per il Bitonto. Non è stato semplice, perché ieri sera è successo un po' di tutto. La Mazzaro, la febbre, Sabrina, la Papapicco all'1:30 aveva la febbre a 39. Quindi ha giocato con la febbre, con la tachipirina, quindi bisogna dare merito a queste ragazze che oggi hanno veramente dato tutto. Quello che volevo dire, come vedete, con noi tutte cercano di trarre il massimo e quindi ogni partita sarà una battaglia. Poi abbiamo avuto anche l'Anaclerio, non so se avete notato che non è assente. In panchina però non ha avuto un problema venerdì, quindi bisogna dare veramente merito a queste ragazze che sono state veramente brave oggi. Oggi in difesa faccio inizio un po' porte palle perse centralmente, il primo gol è venuto da palla persa centralmente. E se è successo, ripeto, Sabrina stava con 39 di febbre, succede, certe volte la troppa sicurezza porta anche a perdere la palla, come è successo a, diciamo, a Chiara Russo, però poi alla fine l'hanno ripresa alla grande la partita. Oggi tutto è bene, ma la rossa oggi è devastante, 3 gol, 2 assist, pali. Speriamo che continua così, perché da lì, diciamo, ci aspettiamo tanto, perché è sicuramente una giocatrice di spessore. Domenica prossima il Fasano, un'altra battaglia, mister. Domenica sarà sicuramente una battaglia, perché è una squadra da sottovalutare. Io ho allenato 3 anni a Fasano, quindi sono giocatrici che conoscono questo sport, quindi sanno mettere bene in campo, e quindi ci vuole anche domenica, sarà sicuramente una grande battaglia. Da Bitonto è tutto, in alla regia, al prossimo appuntamento con Bitonto Fasano domenica prossima 20 ottobre alle 16 qui al Paolo Borsellino. Un abbraccio a tutti.